più risorse per le piste ciclabili, per le quali saranno investiti più di 2 milioni e 900 mila euro, con un percorso ciclabile che collegherà tra l'altro interamente il Lido a Pellestrina. Un nuovo impulso alla raccolta differenziata e la novità assoluta di una gara podistica del circuito di Venice Marathon che domenica 25 settembre debutterà al Lido di Venezia e si disputerà interamente sulla spiaggia. Così il Lido presenta le sue carte in tema di sostenibilità. La rete di trasporto pubblico locale è completamente elettrificata. Il Lido di Venezia, da parte dell'amministrazione, ha iniziato appunto un'opera di far diventare il Lido green. Da questo punto di vista c'è una raccolta differenziata molto avanzata, è prevista la costruzione di una pista ciclabile che dal Lido andrà fino a Pellestrina, è prevista una mobilità di biciclette e quindi anche della possibilità di posteggiarle molto elevata, quindi tutta una serie di iniziative da parte dell'amministrazione per rendere sempre più fruibile, sempre più green il Lido. La conferenza dei sindaci del litorale della Costa Veneta ha fatto dunque tappa al Lido, guidata dalla presidente della conferenza dei sindaci e sindaco di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto. Il summit del mare porta una bella ventata di novità e anche un pizzico di sana competizione tra le nostre località balneari. Evento importante per la sostenibilità, questo tema fondamentale per il nostro futuro ma anche per il nostro presente.